Hola cagnacci! In questa puntata noi oggi tratteremo un argomento che sarà importantissimo. Vediamo subito. Parleremo di matrici simmetriche e le metteremo in relazione col concetto di autovettori generalizzati. Quindi mi raccomando, scopriremo un notevolissimo risultato. Pertanto sigla e poi vi voglio qua, caldi e affamati. Compa, che dici? Ci giriamo attorno? Teorema! Allora, si ha una matrice simmetrica, di ordine n. Allora, A possiede autovettori generalizzati solo ed esclusivamente di ordine 1. Non possiede autovettori generalizzati di ordine superiore al primo. Dimostriamo il teorema. Ma prima di farlo, sappiate cagnacci che questa è la ragione, o una delle ragioni, per la quale qualunque matrice A simmetrica è diagonalizzabile. Allora, per dimostrare il teorema ricorriamo alla dimostrazione RAA, la reduzio ad absurdum, ossia il teorema ci dice che l'ordine massimo di un autovettore è solo di ordine 1, di primo ordine, non esistono autovettori generalizzati di ordine 2, 3 e così via. Perfetto, noi ipotizziamo di avere per una determinata matrice asimmetrica un autovettore generalizzato di ordine maggiore strettamente ad 1. Ovviamente poi nella dimostrazione dovremo arrivare da qualche parte a un'assurdità e quindi dovremo necessariamente negare l'ipotesi iniziale. E quindi non ci sarà consentito ammettere che una matrice simmetrica avrà un autovettore di ordine superiore al primo. Pertanto, detta la matrice simmetrica, noi supponiamo di avere quindi un autovettore per la matrice A, un autovettore di ordine K, indichiamolo come il nostro solito così, e relativo a un determinato autovalore. Noi sappiamo comunque che se la matrice A è simmetrica, i vari autovalori possono solo ed esclusivamente essere reali. Quindi noi immaginiamo di avere una cosa così, con K strettamente maggiore di 1. K è strettamente maggiore di 1, vuol dire che può essere 2, 3, 4 e così. In definitiva, questa scrittura noi sappiamo che comporta una cosa molto importante, cioè che se io prendo la matrice A, A meno alfa volte i elevato alla k, quindi questa matrice qua, se la vado ad applicare all'autovettore generalizzato, ovviamente deve generare il vettore nullo, e quindi possiamo anche scriverlo benissimo, come sappiamo ormai, vettore zeresimo di un autovettore alfa di ordine 0, mentre se noi applichiamo una matrice di ordine k-1, quindi questo qua è maggiore di 0 per l'ipotesi, maggiore di 0, applicato sempre all'autovettore generalizzato di ordine K, noi sappiamo per l'algebra sugli autovettori generalizzati che io devo fare l'autovettore generalizzato di sempre autovalore alfa e l'esponente mi è dato da questo esponente qua meno l'esponente qua sopra, quindi K meno K più 1. K e K se ne vanno e rimane solo 1. Noi otteniamo un autovettore primo, d'accordo? Questo è per quanto abbiamo detto nelle puntate precedenti, non in nova subsole. Adesso quindi mettiamo da parte queste informazioni che vi ho ripresentato e dobbiamo fare delle piccole speculazioni sulla matrice A e poi subito andiamo dritti al sodo. Ipotesi iniziale è che A sia una matrice simmetrica di ordine n, quindi A e A trasposto sono la stessa matrice. Però noi abbiamo anche che la matrice identità di ordine n è ovviamente una matrice simmetrica e noi sappiamo che per le matrici simmetriche alfa, che rappresenta l'autovalore, deve essere reale. Perfetto, quindi noi dobbiamo sapere, grazie a una puntata pregressa, che l'insieme delle matrici quadrate di ordine n e simmetriche è uno spazio vettoriale. Vuol dire che se io mi metto a sommare tra di loro matrici moltiplicate con degli scalari, a tutti a loro rimango comunque in quel sottospazio. Pertanto noi sappiamo anche che è una matrice che appartiene allo stesso sottospazio delle matrici simmetriche. In poche parole, questa è una matrice simmetrica. E sempre sulla puntata sulle matrici simmetriche, noi sappiamo che se questa è una matrice simmetrica e noi la eleviamo a un esponente k intero, noi sappiamo che una roba del genere è sempre comunque una matrice simmetrica. Questo è un passo comunque essenziale per la dimostrazione, quindi mi va di dargli la corretta luce. Come giustamente ci ricorda o professore, in realtà
In questo tipo di matrici la potenza capesima non deve assumere valori interi in generale, ma può essere o nulla, ovviamente, o interi e positivi. Non sono ammessi valori interi negativi perché alfa è un autovalore di A e quindi in particolare la matrice A meno alfa I non è invertibile e quindi non posso farne una potenza negativa. Allora, ci siamo riscritti qua in alto l'ipotesi RAA con la quale stiamo lavorando. Adesso effettuiamo un particolare prodotto. Un prodotto tra vettore, matrice, vettore. Vediamo di quale prodotto stiamo parlando. Allora, prendiamo questo vettore capesimo che abbiamo qua, per ipotesi, trasposto ovviamente perché devo fare un prodotto scalare però a livello matriciale, quindi devo trasporre. Poi lo vado ad applicare alla matrice A meno alfa I elevato alla K meno 1 e poi andiamo a applicare tutta questa matrice qua all'autovettore primo. Ovviamente se ho un autovettore capesimo con K strettamente maggiore di 1 posso sempre generarmi ovviamente un autovettore primo, non c'è nessun problema da fare in quel senso lì. Ora ponete l'attenzione a questo prodotto qua che giace sulla destra. Allora vediamo che questa matrice elevata a K meno 1 si applica a un autovettore primo. Voglio ricordare che essendo K maggiore di 1, K meno 1 sarà maggiore di 0, quindi sarà o 1, 2 o così discorrendo. Essendo che il minimo esponente è 1, ovviamente, perché qua può essere o 1 o numeri superiori, questa matrice qua applicata all'autovettore primo porterà al vettore nullo. E quindi poi tutte le altre riapplicandosi, insomma, non ci si sposterà mai dallo 0, oppure se vogliamo indicare così, da questo. D'accordo? Questa roba qua fa il vettore nullo. Bene, perfetto. Ma allora il prodotto poi, il prodotto matrice per vettore nullo, o comunque il prodotto scalare, se vogliamo, con uno dei due che è il vettore nullo, deve fare 0. E quindi questa è una deduzione che possiamo operare. Faccio notare che dall'altro lato abbiamo uno scalare. Allora, adesso che cosa facciamo noi? Beh, noi facciamo la trasposta di entrambi i membri. La trasposta di uno scalare si può vedere come una matrice 1 per 1, quindi rimane se stesso, e dobbiamo trasporre tutta la roba sulla sinistra. Pertanto, la maniera seguente. Trasponendo, l'autovettore primo si è coricato di qua, poi abbiamo la nostra bella matrice al centro, e poi abbiamo il vettore capesimo che adesso è skippato sulla destra. La matrice è rimasta tale quale perché, come abbiamo fatto vedere, essendo simmetrica, coincide con la propria trasposta e ovviamente 0 trasposto rimane 0. Calcoliamo questo. Allora, per l'algebra sugli autovettori generalizzati so che quindi ottengo sempre un autovettore alfa. Vedo che qua l'esponente in particolare è minore di questo, quindi posso fare k meno k più 1, quindi come prima, più 1, quindi questi due si semplificano e mi rimane un autovettore primo. Quindi sostituiamo l'autovettore primo. E quindi siamo arrivati qua. Cosa ci sta dicendo questa equazione matriciale? Ci sta dicendo che praticamente il prodotto scalare dell'autovettore primo con se stesso, scalare se stesso, dà 0. Ma questo noi sappiamo che è vero solo per vettori che sono identicamente nulli, ok? Ma questo è assurdo. Questo è assurdo perché un autovettore è sempre distinto dal vettore nullo. Abbiamo ottenuto un'assurdità perché siamo partiti in realtà da una premessa assurda, cioè questa, che esista un autovettore generalizzato di ordine strettamente maggiore di 1 per una matrice simmetrica, voglio far notare. Quindi per le matrici simmetriche non si può ammettere questo. Tutti gli autovettori di una determinata matrice simmetrica hanno e solamente ordine 1. Come ci aiuta questo a dimostrare il teorema spettrale per quanto riguarda le matrici simmetriche? Più avanti vedremo un risultato fondamentale, ma io, Cagnacci, non voglio fare spoiler in questo momento, ma sarà una cosa veramente, veramente straordinaria. Cagnacci, la lezione è terminata. Spolliciate, condividete, fate domande, mi raccomando, e possibilmente date un contributo economico al mio progetto. Saluta, ciao, guarda chi c'è, ciao! Ciao, ciao Cagnacci, ciao!